L'Alta Valle rischia di nuovo l'isolamento. Si sta ripetendo il copione dell'anno scorso. Stelvio e Gavia interdetti. Resiste il tunnel del Gallo a Livigno. Il violento nubifragio di ieri sera ha provocato seri danni. Ingente la colata di detriti che ha interrotto la statale 38 verso il passo dello Stelvio, dal chilometro 105 al 107, prima della galleria dei Bagni Vecchi, raggiungibili ora solo dalla Svizzera. Rovinata a valle come la lingua di ghiaia scesa nello stesso punto 2 anni fa, dalle pendici della Reite, una cresta ripida e franosa. In azione dalle 20 i vigili del fuoco di Bormio e Livigno, insieme ai responsabili di servizio dei rispettivi comuni. Bormio, che non ha dovuto prendere estreme decisioni nei confronti dei propri cittadini, come invece ha dovuto fare Val di Dentro, emanando l'ordinanza di evacuazione per 43 abitanti nei condomini Pini di Curvalta, in frazione Molina, per sicurezza costretti a restare ancora fuori casa fino a pericolo rientrato. In tanti si lamentano dell'assenza di cartellonistica ad indicare in tempo la non transitabilità della strada. Siamo arrivati appena ora da Livigno con la bici, però abbiamo trovato il passo chiuso qui e non c'erano assolutamente segnali né qualche indicazione di questa problematica, quindi insomma adesso ci troviamo a cambiare itinerario. Ecco. Il nostro obiettivo era quello di fare il passo dello Stelvio con la bici, quindi siamo rimasti abbastanza male, ecco. Un dietro front forzato proprio davanti agli sbarramenti di plastica rossi e bianchi, quasi a creare un groviglio di mezzi tra automobili e motociclette, regolato dagli interventi dei carabinieri. Sono venuto dal lago Iseo e no, non c'erano indicazioni. Fino a qui, solo qui ho scoperto che, come anche il Gavia, era segnalato soltanto all'inizio. Danni ingenti anche al campo di golf di Bormio, che ha dovuto chiudere. La visione lunare delle lingue di detriti e roccia nera, quasi fossero lava, fanno impressione. Il torrente Campello, esondando, ha coperto 4 buche e distrutto ponticelli. Si era appena conclusa una gara importante. Erano tutti contenti quando è successo il finimondo. Purtroppo inizio stagione, è la stagione che nella quale, diciamo così, il mese d'agosto facciamo il bilancio. Vedremo di recuperare quello che si può, cercare di far giocare i giocatori e speriamo che la federazione ci dia l'omologazione del campo per le gare. Certo, ci vorranno tanti quattrini e speriamo che le istituzioni non rimangano mute. Violenti temporali non hanno risparmiato la strada da Livigno verso il passo Forcola, rimasta interrotta fino alle prime ore dell'alba, per la caduta di 200 metri cubi di roccia in zona Grasse dei Aignei. Mentre in paese è esondato il Rindarin, allagando garage liberati dai vigili del fuoco messi a dura prova dalla violenza dell'acqua. Anche in Val di Rezzalo a Sondalo è scesa una colata di detriti vicino alle baite Cambugaton, interrompendo la strada già ripristinata dagli operai del Parco Nazionale dello Stelvio. Il cerchio si stringe come un cappio che soffoca il turismo con la contestuale chiusura della provinciale 29 del Passo Gavia sul versante bresciano. Tutti col fiato sospeso per il ruinon di Santa Caterina Valfurva.